Salve ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio speciale di The Talking Geek. Oggi è martedì 23 aprile e per me è ufficialmente Natale. Perché sto dicendo che è Natale? Per il semplice motivo che dal 1998 a oggi io ho sempre voluto una sola cosa per Natale e non mi è mai stata data. E oggi, finalmente, l'ho trovata! Resident Evil 1. Punto. Sì, lo so, è stato rilasciato il 13 febbraio 2013, ma per me è venuto fuori soltanto oggi, quindi io mi chiamo Nabbo. E non so come mi possa essere sfuggito, dato che a me su Resident Evil non sfugge quasi mai niente. Per i pochi che non lo sanno, Resident Evil, non Evil, 1.5 sarebbe la versione blanda di Resident Evil 2, quello che originariamente doveva essere Resident Evil 2, ma che non fu mai rilasciato. Come è venuta fuori questa vera e propria perla del genere videoludico? Grazie al Mr. Bizorg e al suo dev team, di cui non conosciamo il nome perché vogliono mantenere l'anonimato. Questo team di sviluppatori sconosciuto ha iniziato ad una vera e propria restaurazione del gioco, resa pubblica il 13 febbraio 2013. L'ISO che è stata rilasciata dal team di sviluppo di Mr. Bizorg racchiude tutto quello a cui Capcom stava lavorando in quel periodo, prima della decisione drastica di cancellare il progetto e ricominciarlo da zero. Le differenze sostanziali con Resident Evil 2 sono molteplici, a partire dai personaggi principali. Ritroviamo Leon S. Kennedy, protagonista storico della saga, e al suo fianco, anziché la sorella di Chris Redfield, Claire Redfield, troveremo Elsa Walker, un personaggio che è stato completamente omesso dai canoni della trama. Ciò che differisce dalla versione finale di Resident Evil 2, oltre che ai personaggi, sono anche le ambientazioni. Il gioco si svolge sempre all'interno della stazione di polizia di Raccoon City, ma che è resa in una maniera molto più realistica rispetto alla versione più gotica e horror della versione finale di Resident Evil 2. I collegamenti con quello che sarà poi Resident Evil 2 ci sono, e come, a partire anche da piccolezze come manifesti messi in giro con la foto di Claire Redfield, una cella di un cane che si chiama Pierce, Resident Evil 6, e altre vere e proprie zone che diventeranno poi, con modifiche apportate, delle vere e proprie aree di gioco che ritroveremo anche in Resident Evil 2. Da quello che si può scoprire sulla trama, basandoci solo unicamente dalla demo di gioco che abbiamo sotto le nostre mani, si può vedere che ci sono dei personaggi aggiuntivi, personaggi che hanno veri e propri ruoli modificati all'interno della storia originale. Per esempio, Marvin Branagh, a quanto mi è parso di aver capito, arriva fino alla fine del gioco, così come Robert Kendo e Annette Birkin. Ada Wong ha un ruolo diverso, non sarà una spia all'interno dell'Umbrella Corporation, ma sarà una vera e propria scienziata all'interno dell'Umbrella Corporation. E da quello che mi è parso di capire, Leon è infetto. Da uno dei pochi dialoghi che si possono vedere all'interno del gioco si capisce che Ada Wong è uno scienziato dell'Umbrella Corporation, come ho precedentemente detto, e informa Leon che la sua situazione di salute è molto critica e presto potrebbe non essere più reversibile. Dando anche un'occhiata più approfondita agli oggetti dell'inventario, vedremo che è disponibile un vero e proprio antidoto per il G-Virus. Uno fa 2 più 2 e può capire questa cosa. Leon è infetto. E penso che questa cosa, a suo modo, aveva un impatto molto, molto rilevante all'interno della trama. Dando un'occhiata più approfondita agli oggetti presenti nel menu dei debug, possiamo vedere che molte cose che poi sono state introdotte a seguito nella saga, e altre proprio no, erano presenti nella versione originale di Resident Evil 2. Facciamo riferimento alle armi melee, come i tubi d'acciaio e le chiavi inglesi, alla possibilità di crearsi vere e proprie munizioni, e ha una infinità di tipi di armi che purtroppo non sono utilizzabili all'interno della beta, in quanto penso i programmatori non abbiano fatto in tempo a realizzare delle vere e proprie animazioni. Difatti, se proviamo a utilizzarla, il gioco crasherà o si freezerà. Come ho già detto prima, il gioco è pieno zibillo di bug, ma veramente non ve ne potete rendere conto. Ci sono problemi di profondità, problemi di interazione con gli oggetti, problemi di interazione con lo sfondo, tantissimi problemi che ovviamente uno, sapendo che è una beta, è un gioco in fase di sviluppo, ci può chiudere un occhio. Ad ogni modo non preoccupiamoci, il gruppo di sviluppo misterioso che sta lavorando alla restaurazione del gioco sta periodicamente rilasciando delle patch per correggere gli errori all'interno di questa beta, rendendola più simile ad una versione retail che a quella blanda che abbiamo sotto le nostre mani. Ah, e preciso, l'ultima versione nota della patch risale al 15 aprile 2013. Ad ogni modo ragazzi, secondo gli sviluppatori,
questi sconosciuti, il gioco completo e restaurato dovrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno. Quindi ragazzi, incrociamo le dita e speriamo che veramente questa perla del genere videoludico che non ha mai visto la luce possa finalmente essere disponibile, completa, nelle nostre mani, pronta per essere giocata e finalmente a risolvere i misteri che aleggiano intorno a questo titolo. Quindi che dire ragazzi, questa era una mini recensione di Resident Evil 1.5 fatta in veramente 10 minuti, quindi scusatemi se mi sono incespicato con le parole, ho detto sfondoni, non mi sono reso conto di alcune stronzate che magari possa aver detto, ma veramente in me la gioia di aver giocato questo titolo è stata veramente grande, che mi sono sentito in dovere subito di dover fare un video per condividerla con tutti voi. Quindi per chi non l'avesse ancora fatto, vada al link qua sotto che riporterò nella descrizione del video e si vada a scaricare questa ISO. E mi raccomando, giocatela con un emulatore della PlayStation sul PC, perché veramente merita tanto. È un'esperienza che specialmente i fan di Resident Evil devono provare almeno una volta. Detto questo ragazzi, io vi saluto. Come sempre vi ricordo qua sotto di me il link alla pagina Facebook e sotto, perché questa volta mi sono documentato, c'è il tasto di iscrizione. Quindi a chi dovesse essere piaciuto il video c'è un like e un tasto di iscrizione. Quindi ragazzi, spero che continuate a essere numerosi come sempre. Un saluto da Andrea e alla prossima. Ciao!